medici, terapie chemioterapiche sempre più efficienti sono più che speranze e certezze quelle che interessano l'oncologia nel 2024 per la lotta al cancro. Nel nostro paese si registrano importanti progressi con migliaia di vite salvate. Il cancro quindi è sempre più una malattia curabile. A Salerno si è svolto un importante evento, Oncologia, Algoritmi Terapeutici in Real Life, organizzato come sempre dalla dottoressa Clementina Savastano. Il congresso ha posto l'attenzione sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico, offrendo una panoramica completa sulle evidenze scientifiche derivanti da congressi e pubblicazioni nazionali ed internazionali. Grazie alla partecipazione di indiscussi relatori. Abbiamo purtroppo un aumento reale dei casi di tumore e parallelamente abbiamo un miglioramento della sopravvivenza, questo grazie alle metodiche, diciamo, di diagnostica precoce, ma soprattutto all'avvento dei nuovi farmaci. Nuovi farmaci che sono veramente tanti e ogni giorno abbiamo molecole nuove che hanno l'approvazione dai vari enti regolatori, a cominciare dalla FDA americana, l'EMA europea e poi la nostra AIFA. Sono anche tante le molecole che magari non riescono a superare la fase degli studi e quindi non avere l'approvazione per l'immissione in commercio. Sono tanti farmaci che sono ancora in via di sviluppo, man mano che vengono identificate delle proteine o delle mutazioni geniche che possono avere poi in questi farmaci il loro target. Il convegno che noi abbiamo così pensato, organizzato, è per parlare invece di quello che sono i farmaci che hanno avuto l'approvazione, cioè quelli che il medico può ieri o domani utilizzare nel suo ambulatorio. Sempre più speranze dunque per la cura dei tumori, ma qual è la situazione nel suo reparto? Ogni anno, lei mi diceva, ci sono circa 1000 nuovi casi. Sì, sicuramente l'incidenza è aumentata e purtroppo lo verifichiamo giorno per giorno con l'incidenza dei casi e, diciamo, il numero dei pazienti che aumenta. Soprattutto però, come dicevo, la speranza forse ce l'abbiamo, perché comunque abbiamo delle guarigioni in alcuni tumori, nel tumore della mammella a volte veramente superiamo il 90%, proprio perché quando parlavo di questi nuovi farmaci, quasi sempre target, soprattutto nella mammella, abbiamo avuto proprio un'invasione di farmaci che hanno un'efficacia veramente importante anche a fronte di una tossicità tollerabile, diciamo, quindi, perché molte volte non dimentichiamo che la sopravvivenza poi dipende anche da un po' il bilancio che si fa tra l'efficacia e la tossicità del farmaco, cioè uno schema terapeutico deve essere anche, non deve inficiare la qualità di vita. La rete oncologica rappresenta una risposta importante per la gestione più efficace e personalizzata delle cure, migliorando la qualità della vita dei pazienti, anche se in Regione Campania c'è ancora tanto da lavorare. La rete oncologica ha preso forza anche con i tumor molecular board, che sono questi gruppi polispecialistiche della presa in carico del paziente. Devo dire, ancora abbiamo delle difficoltà in Campania, ma come tutta Italia, della vera presa in carico di quest'area di cronicità. Cioè, finita la fase di acuzie e subacuzie, il post intervento, nella fase di dimissioni, le dimissioni non sono veramente protette, per cui sul territorio ancora questi cittadini non sono accolti come dovrebbero. Speriamo molto in questa rivoluzione che anche l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, che presiedo, sta portando avanti, anche di sanità digitale, per cui col nuovo programma di organizzazione territoriale, il DM77, con l'apporto fondamentale sia della sanità digitale ma anche dell'intelligenza artificiale, noi crediamo di poter avere una presa in carico di questi pazienti più compiuta, più piena, in maniera tale di essere anche più proattivi. Tra i relatori il professore Nicola Fazio dell'Istituto Europeo Oncologico di Milano, che ha tenuto una relazione sui tumori neuroendocrini, neoplasie molto rare e poco conosciute perché molto eterogenee. In convegni come questo, perché si infonda consapevolezza
sia ai medici che ai pazienti sull'esistenza di queste patologie e che si diano dei riferimenti. Per esempio, per questi tumori è importante che si conosca che esistono dei centri di riferimento che hanno delle specialità di varie aree, tutte dedicate a questi tumori. Quindi è importante che il paziente venga avviato il prima possibile a questi centri, ma per avviarlo devi conoscere appunto la problematica. E quindi la dottoressa Savastano fa bene ad inserire questi tumori nell'ambito di questi convegni così interessanti. Ci sono dei campanelli di allarme ed è facile arrivare poi alla diagnosi? Non così specifici, a volte questi tumori sono completamente asintomatici, cioè vengono scoperti anche così casualmente. E quindi è importante molto il ruolo del patologo, perché il patologo è quello che fa la diagnosi, che dà il nome alla malattia, ma è importante soprattutto l'equipe multidisciplinare. Quindi se c'è un sospetto di un tumore del genere o se c'è una diagnosi, ovunque venga fatta in qualsiasi parte del territorio nazionale, è importante sapere che poi il paziente deve essere avviato il prima possibile a questi centri di riferimento. Ad accompagnare da anni nel percorso di crescita questo importante evento della dottoressa Clementina Savastano, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Salerno, presieduta dal dottore Giuseppe Pistolese. Noi crediamo fortemente in quello che sono i migliori diagnostici e terapeutici, l'evoluzione dell'oncologia che sta raggiungendo livelli veramente notevoli. Del resto, nelle nostre funzioni, nella nostra missione è quella di riuscire a informare, oltre che fare prevenzione secondaria e terziaria, informazione anche questa, vedere che cosa capita nella vita reale, che cosa e quali sono i progressi della medicina. Del resto fa parte anche dell'umanizzazione la conoscenza, e noi cerchiamo di riempire di contenuti una parola che spesso viene detta ma non spesso viene riempita di contenuti. Questo è uno dei contenuti, avvicinare le persone a quello che realmente si fa, e ringraziamo l'Oncologia di Salerno di essere sempre presente e di volerci sempre al suo fianco.